Canale. Il mio buongiorno diciamo che non è così carico perché mi sono alzata in questo momento. Sapete che gli occhiali vogliono dire soltanto una cosa e anche questa voce un po' ecco. Anche perché oggi è lunedì e diciamo che è lunedì più lunedì perché sono reduce dal ponte del 2 giugno tra Rimini Wellness, mare, una domenica di relax che non facevo da un sacco di tempo. Sono abbastanza rilassata e mi sento anche un pochettino rallentata. Però nonostante questo iniziamo un'altra settimana insieme e in questo video vi farò vedere che cosa mangio durante la settimana. Era da un po' che non facevo questo format, quindi sarà più che altro un weekly vlog e oltretutto è una settimana abbastanza impegnativa in cui sarò spesso fuori, quindi vi faccio vedere proprio anche come mi gestisco sotto questo punto di vista. Quindi andiamo a fare colazione. Come ormai sapete, secondo me un giorno senza bowl è un giorno perso ed è anche il modo migliore per incominciare la giornata. Quindi utilizzo yogurt di soia, frutta, cereali vari, diciamo anche questi qua al cioccolato sono buonissimi, burro di mandorle My Protein, che secondo me è proprio il pezzo forte, e bowl pronta per essere mangiata. Buonissimo ovviamente. Ok, diciamo che questa giornata può iniziare dopo ovviamente il mio cappuccino. Aspettate che c'è uno, fa riflesso strano con gli occhiali, vabbè. Oggi mi è venuto super bene, sono super soddisfatta, non vedo l'ora di bermelo. Comunque oggi devo passare la mattina al computer perché il 26 giugno ci sarà l'evento di Our Fit Hub della mia piattaforma di allenamento. Quindi già se siete di Milano e dintorni vi lascio qua sotto tutte le informazioni così potete partecipare. Però ovviamente siete tutte invitate, è un evento aperto sia a chi è iscritta da Our Fit Hub che no. Sarà una giornata stupenda perché ci alleneremo insieme, mangeremo insieme, faremo un bel giro a Milano, quindi è proprio una giornata dedicata a noi e ci sono anche tantissimi gadget. A questo punto quindi mi metto a fare tutte le grafiche, tutte le cosine e a bere il mio cappuccino. Dopo un bel restauro sono andata ad allenarmi in palestra e ho fatto un workout gambe e glutei della programmazione di giugno di Our Fit Hub. Ed eccomi qua un po' provata all'allenamento, ma sapete che se non si fa fatica vuol dire che non ci stiamo allenando bene. Oh mio Dio, raga, posso dirlo di essere felice di aver concluso questo allenamento? È stato tosto. Oggi non so cosa mi è successo, ma non sono al 100%, non lo so. Ditemelo anche voi, mi vedete un pochettino più tranquilla. Comunque l'allenamento l'ho fatto, ho abbassato soltanto un pochettino i pesi. Questo per dirvi che anche a me a volte succede di avere delle giornate no, degli allenamenti no, che possono dipendere in realtà da un sacco di cose. Io oggi sinceramente il motivo non l'ho capito, però a volte il nostro corpo va così, non possiamo farci niente. Quindi l'unica è accettarlo, se ce la sentiamo comunque di allenare, proviamoci, cioè comunque un allenamento fatto un pochettino più leggero è sicuramente meglio di un allenamento non fatto. E oltretutto vi lascio sempre la possibilità di provare gratis un workout gambe glutei in stile live da fare a casa, lo trovate in descrizione. Adesso mi ci vuole un bel restauro perché ho sudato davvero l'anima. Niente, ci vediamo a casa per il nostro pranzetto. Oggi comunque è un fail unico. Avocado che pensavo fosse maturo, invece è un pezzo di legno. Uovo che quando lo rompo già si rompe il tuorlo, che a me ecco piace che si rompa dopo. In realtà con questo video mi ero ripromessa di fare qualche ricetta diversa, ma oggi ecco, se mi devo pure mettere a cucinare qualcosa di un pochettino più pensato non ne usciamo più. Però questo piatto qua comunque già è triste, rendiamolo un pochettino più felice. Molto brutto, ma come al solito sempre molto buono. Dopo che
lascio questa dichiarazione, se volete potete insultarmi, ma che buono è il merluzzo, non me lo ricordavo così buono, probabilmente a tanti di voi esce dalle orecchie, non riescono più a vederlo, però era anni probabilmente che non lo mangiavo, quindi ho mangiato in questo modo così pulito perché proprio me la sentivo di tornare un attimo alle mie abitudini, di ristabilirmi, dato che comunque in realtà già domani sarò fuori sia a pranzo che a cena. A questo punto io sono sempre qua, non si vede ma qua c'è il mio computerino, e noi a questo punto ci vediamo domani mattina e poi a Como. E siamo arrivati a Como! Eccoci qua la nostra macchinata. Ciao! Qua ci sono, eccoci qua. Qua ci sono le nostre macchinine d'epoca, quindi adesso prenderemo le cuffiette e poi ci facciamo un giro. Mi trovo qua grazie a Sony che ha organizzato questa giornata stupenda per farci provare i nuovi auricolari Link Buds S. Stiamo andando alle macchine, ragazzi. Sotto un ombrello in quattro. Eccoci qua, adesso metteremo le nostre cuffiette. C'è la guida al contrario? Sì, siamo inglesi. Ok, scopro ora. Perché questi auricolari hanno la particolarità che praticamente isolano il rumore in una maniera devastante. Quindi quello che faremo oggi è testarle con appunto tanto rumore. E le mettiamo alla prova. Confermiamo il fatto che questi auricolari isolano tantissimo. Fate conto che c'era Melissa che mi parlava, abbiamo passato praticamente tutto il tempo del viaggio a dirci cosa? Non ho capito, puoi ripetere? Cioè, nel senso, i capizzi fichi. E poi siamo andati a pranzare in un ristorante super carino. Il menù era molto particolare e devo dire che durante questo pranzo non abbiamo smesso di ridere un secondo, eravamo davvero un bel gruppo. Dopodiché siamo sempre andati a testare gli auricolari vicino a una cascata e anche qua isolavano tantissimo dal rumore. Poi siamo tornati a Milano e sono rimasta a mangiare fuori e ho mangiato una buonissima pasta al ragù, e questa sono io che non so mangiare gli spaghetti. E per concludere la giornata come si deve, sono rimasta fino alle 3 a editare e caricare il video di YouTube di settimana scorsa. Che un'altra giornata abbia inizio. Sono davvero distrutta, lo ammetto. Adesso mi sono un attimo truccata, mi sono sistemata, ma ieri tra una cosa e l'altra ho fatto tardissimo e dovevo assolutamente caricare i video YouTube, quindi sono andata a letto praticamente alle 3:30. Quindi adesso cappuccino alla mano e da come sono messi i miei capelli si vede che devo andare dal parrucchiere, quindi sono mega pure in ritardo e andiamo subito. Questo è il risultato finale, io sono senza parole, cioè sono biondi, ma biondi. Bravo Igor! Grazie. Bravo, bravo. Ovviamente esco dal parrucchiere e piove. In questo nanosecondo ha smesso, quindi prendo la mia bicicletta e torno a casa incrociando le dita. E all'alba delle 4:30 eccomi qua. Vabbè, ma lo so sempre che quando vado a fare questo colore comunque ci vuole un bel po' di tempo. Quindi pranzo. Oggi abbiamo un menù speciale, ovvero riso basmati, gamberetti che ho fatto con limone e salsa di soia, e poi andrò aggiungere, vabbè, un po' di olio, e come verdura pomodori e insalatina, che farò invece in un piatto a parte. In questo What I Eat in a Week in realtà mi ero ripromessa di cucinare, fare delle ricette un pochettino più particolari anche per darvi comunque degli spunti, e già siamo a mercoledì e non l'ho fatto, quindi ecco, spero di migliorare nei prossimi giorni, cercherò di fare del mio meglio. So che a livello di produttività non è una delle idee migliori lavorare a letto, ma oggi vi giuro mi sono proprio svegliata KO. Non so che cosa mi sta succedendo in questo periodo, cioè in realtà sì, sto dormendo molto poco perché o per un motivo o per l'altro, o perché devo lavorare o perché, lo ammetto, ho a volte voglia di uscire, non sto dormendo tantissimo e sinceramente oggi credo di essere arrivata al collasso praticamente. Oggi in realtà dal parrucchiere ho fatto di tutto perché mi sono
portata il computer e ho editato e ho scritto le schede, oltretutto questo è importante, per luglio, per AwarFitHub. Tanto mentre ero lì ho avuto tutto il tempo di pensarmele bene. Mi sa che venerdì incomincerò anche a registrare. Buongiorno! Incominciamo questa nuova giornata. In realtà oggi vi saluto direttamente dalla macchina e inoltre sono anche a Monza. Stranamente, come avete visto, ho cambiato la mia colazione. Comunque sono qua perché sto andando a provare per la prima volta nella mia vita una lezione di aereo yoga, quindi vedremo come va. Come avete visto, diciamo che in questi giorni i miei allenamenti sono stati abbastanza un casino, ovvero che mi sono allenata lunedì e poi giovedì, che oggi, però diciamo che sarà un allenamento abbastanza tranquillo, comunque diverso da quello che faccio di solito. Questo per dirvi che ci possono essere periodi, ci possono essere settimane in cui abbiamo altri impegni che ci discostano, comunque non ci permettono di seguire la nostra routine di allenamento, il nostro split. Questi momenti non dobbiamo prenderli con ansia oppure oddio non riesco ad allenarmi magari 4 volte a settimana, allora perderò tutti i risultati, oddio arriva l'estate, adesso no, devo dare il massimo, perché è il modo diciamo più sbagliato per affrontarli, anche perché comunque se siamo stati sempre costanti, siamo impegnati, non sarà sicuramente qualche settimana diversa dal solito a farci perdere i nostri risultati. Quindi vivetevi tranquilli anche a questi momenti, soprattutto adesso che c'è l'estate, magari si va via un po' di più, si fanno delle giornate fuori porta, quindi consideriamolo diciamo come momento per rilassarci, staccare un pochettino, e poi diciamo che è sempre bello provare cose nuove, quindi vediamo come andrà oggi. Terminata, sono super rilassata. Io sono sempre più convinta che nella mia vita ci vuole un po' di yoga, un pochettino più spesso. Allora, alcune cose ammetto che mi devo concentrare un sacco a farle, anche perché ecco, non è una disciplina che faccio tutti i giorni, ma mi sono divertita un sacco e soprattutto rilassata finalmente. Subito dopo poi sono andata a far fare le magliette per l'evento di AwarFitHub. Piccolo spoiler per chi verrà all'evento, ecco, probabilmente riuscirà già a scoprire il colore e sono bellissime, non vedo l'ora di farvele vedere. Me ne stanno succedendo di ogni oggi, proprio sono le 4, tra una cosa e l'altra, e questo è il mio pranzo. Mi sono dovuta prendere un gelato perché davvero stavo morendo e adesso ho un'altra call che farò in macchina e poi riuscirò a tornare a casa. Tornata a casa poi ad un orario imbarazzante, erano le 6, mi sono messa a lavorare un pochettino al computer, a letto, e poi ho cenato. Per non farci mancare nulla in questa giornata sono andata poi a un evento, dato che a Milano è la Design Week, mi sembra, insomma. E cosa fai? Non incominci la giornata spostando la sala? Questo venerdì è incominciato proprio così. Voglio cercare di avere questa nuova abitudine e imparare, diciamo, ad allenarmi la mattina appena sveglia. E possiamo dire che così più o meno è stato. Infatti ho registrato il Total Body Casa per la programmazione di luglio di AwarFitHub. AwarFitHub è la mia piattaforma di allenamento e tutti i video della programmazione casa sono in stile live, quindi come se ci allenassimo proprio in diretta. Abbiamo dai 45 ai 50 minuti di allenamento insieme, in modo tale che io possa seguirti, motivarti, spiegarti ogni esercizio e soprattutto arrivare insieme alla fine del workout. Ti lascio qua sotto in descrizione comunque tutte le informazioni sulla piattaforma e la possibilità di provare anche un workout gratis. Ed eccomi qua, senza più essere un voice over, finalmente si
si vede la Lisa vera. Comunque volevo dirvi che allenarmi la mattina appena sveglia, quasi in realtà appena sveglia, è stato stupendo, nel senso che ho davvero avuto tutta la giornata per organizzare l'evento, editare, fare insomma un po' di lavoretti, e mi è sembrato anche in realtà di sprecare addirittura meno tempo. Quindi diciamo che è un'abitudine che vorrei provare a farlo più spesso, anche in palestra, non tanto quando devo registrare, però so che comunque come ogni abitudine ci vuole un po' di tempo, però comunque vi aggiornerò. E a questo punto oggi è venerdì sera, quindi un giretto è d'obbligo, e niente, quindi sono pronta per uscire. Anche oggi sono tutta nera. Buongiorno, finalmente è il weekend, sabato è iniziato. In realtà ho passato la mattinata al computer, ma ammetto di essermela presa comunque molto più con calma. E mi vedete in bagno perché sapete che per me è molto importante prendersi cura del proprio fisico, mangiare bene, allenarsi, però a volte concederci anche qualche piccola coccola, qualche momento in cui ci fermiamo e ci prendiamo soltanto cura di noi stesse, è molto importante. Quindi oggi vado a fare il mio trattamento con le criofasce di Fanghi di Guam. Questi bendaggi sono ottimi per chi come me purtroppo soffre di magari gambe pesanti a causa comunque del caldo o del fatto comunque che si allena tanto, e questo grazie all'azione fredda, e ragazzi sembra davvero di avere della menta sulle gambe, dona una sensazione di sollievo stupenda. Quindi andiamo subito ad applicarlo e vi spiego anche tutti i dettagli su questo prodotto. Queste fasce contengono al loro interno alghe marine guam e oligoelementi ed estratti vegetali, hanno un'azione fredda e tonificante, inoltre migliorano anche la microcirculazione cutanea. L'applicazione è molto semplice, infatti si srotola la fascia e si avvolge intorno alla gamba, dalla caviglia fino alla coscia. Si tengono in posa per 15-30 minuti e si fa assorbire il liquido residuo con un piccolo massaggio. Dopo l'utilizzo però le CryoSlim fasce non devono essere buttate via, perché sono riutilizzabili. Infatti basterà riarrotolarle ancora umide nel loro contenitore e aggiungere 50 ml di CryoSlim liquido refrigerante, in modo tale che saranno pronte per la prossima applicazione. Dico solo wow, le mie gambe sono rinate, cioè come se fossi praticamente stata nel ghiaccio un quarto d'ora oppure seduta tutto il giorno. È davvero un ottimo prodotto che vi aiuta se appunto soffrite di questa cosa. E adesso niente, sono pronta quasi per allenarmi. No, in realtà no, oggi me lo tengo proprio di rest, che comunque ieri mi sono allenata abbastanza forte registrando. In descrizione comunque trovate il sito di Fanghi di Guam, ci sono anche tantissimi articoli in promozione. Questo qua sinceramente è uno dei miei preferiti perché io adoro proprio l'effetto freddo sulla pelle. E anche questo weekly vlog, questa settimana insieme, si sta per concludere. Alla fine ho deciso di finire qua il video, tanto ecco, mangio sempre le stesse cose, le mie giornate sono abbastanza simili, soprattutto nel weekend, ma più che altro perché volevo avere qualche minutino in più per fare una riflessione. La finalità di questo video non è tanto farvi vedere che cosa mangio, perché quello che mangio è giusto, perché dovete copiarmi, assolutamente no. Come sapete l'alimentazione e l'allenamento sono una delle cose più personali in assoluto, è infatti importantissimo trovare quello che funziona per noi, sia dal punto di vista dell'alimentazione che dal punto di vista workout. La finalità infatti di questo video è farvi vedere, soprattutto in un periodo estivo come questo, che si può avere la passione per l'allenamento, la palestra, uno stile di vita sano, ma nello stesso tempo non lasciarsi mancare nulla. A volte può capitare di dire no a un'uscita, magari viversi male una giornata di stop come poteva essere quella di Como, in cui si mangia fuori a pranzo, a cena, non ci si allena, e però diciamo che queste giornate o comunque i viaggi o il tempo poi che passate con i vostri amici non vi ritorna indietro, ok? Quindi il mio consiglio è di viverselo a pieno, non rovinarsi occasioni del genere con paure legate comunque all'alimentazione e all'allenamento, e imparare appunto a prendersi questi giorni di rest per ricaricare le pile. Ho deciso anche di fare un piccolo check post questa settimana, l'ho registrato proprio adesso, perché se ci si ascolta, se si fanno le cose fatte bene con costanza, anche una settimana
settimana o qualche giorno diverso dalla nostra routine, dal nostro split, non cambia nulla. Anzi, molto spesso può capitare di vederci meglio se magari ci andiamo un pochino di meno o abbiamo un'alimentazione più libera. Questo perché comunque ci stiamo rilassando. Quindi, dopo questa cosa che ci tenevo a dirti, ti ringrazio tantissimo per aver visto questo video e come al solito, se ti è piaciuto, lascia un bel like, iscriviti al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!